Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Dopo quasi 3 anni di aggiornamenti gratuiti dalla versione 3 alla 3.5.6, eccoci arrivati alla nuova major release di Studio One 4. Molte le novità, come vedremo, molte soprattutto le richieste da parte degli utenti del forum esaudite dal team di sviluppo che in questi mesi hanno preparato un bel pacchetto di novità a 360 gradi. Prima di tutto controlliamo le richieste minime di sistema. Essendo stato riscritto per lavorare al meglio a 64 bit, è necessario che macOS X sia 10.11 o superiore e Windows sia Windows 7 8.1 o 10. Potrebbe funzionare anche su release precedenti, ma per utilizzare al meglio Studio One 4 cerchiamo di rimanere aggiornati con il sistema e la macchina. Troviamo quindi aggiornamenti relativi all'arrangiamento e all'editing, nuovi Virtual Instruments, un nuovo Music Editor, una sezione dedicata all'Import Export AF, l'Import Session Data, una rivisitazione dell'interfaccia grafica e del design del mixer, nuovi pacchetti di suoni, un Export MP3 per tutte le versioni e tanto altro ancora. Elenchiamo quindi le principali features che portano Studio One 4 ancora più avanti rispetto alle altre DAW attualmente sul mercato, alzando gli standard delle potenzialità e dei tools a disposizione di arrangiatori e sound engineers professionali. Ecco allora introdotta la tecnologia ARA2 per l'interazione real-time di alcuni plugin come Melodyne e Vocaline, un nuovo sistema di validazione dei plugin esterno molto efficace, una core track che farà parlare molto di sé nei prossimi tutorials, un miglioramento nella gestione della CPU, una programmazione a patterns in stile machine, un import e l'export del formato AF da e verso Pro Tools, Premiere, Nuendo, Logic, Final Cut, eccetera, la possibilità di importare settings e tracce dalle altre song di Studio One, nuovi Virtual Instruments come vedremo, un nuovo editor MIDI e audio, il richiestissimo Track Note per gli appunti e un input MIDI in real time, una nuova integrazione con Notion in Ripple Edit e una nuovissima palette di colori a disposizione. Partiamo dall'aspetto grafico, che è quello più evidente appena lanciamo Studio One 4. Come vediamo, la luminosità del bianco è stata incrementata, quindi ora tutti i caratteri sono più evidenti, un contrasto migliorato rispetto al precedente, una leggerissima riformulazione dei tasti e, soprattutto nel mixer, un design completamente ridisegnato. Hanno spostato i pulsanti che trovavamo qua di mute solo nella parte alta sopra il fader, lasciando più pulito il mixer rispetto a come era precedentemente. Aprendo la sezione degli insert, vediamo anche in questo caso una ridefinizione dei caratteri ed una pulizia più accurata. Nelle tracce audio e MIDI troviamo il record e il monitor inserito sempre in alto, mentre una suddivisione dei canali stereo e mono qui in alto sotto il mute. Qui a destra troviamo un nuovissimo indicatore di presenza dei plugin in insert, in send e l'uso del mix FX che coinvolge la traccia. Per cui una volta chiusa la visualizzazione in alto degli insert possiamo comunque ricordarci quali dei canali vengono coinvolti da queste funzioni. Sempre sopra in alto all'uscita del master troviamo l'indicazione delle tracce che fanno riferimento al bus in questo caso, quindi cliccando sul bus io posso vedere direttamente quali sono le tracce adesso collegate e cliccando su una di queste portarmi direttamente nel canale che fa riferimento. Qui sotto troviamo la possibilità di espandere il canale in modalità orizzontale, sempre per appunto controllare gli insert, il pulsante di Channel Editor che possiamo portare in avanti e quindi organizzare le nostre macro già come facevamo precedentemente, l'indicatore del tipo di canale, quindi qui possiamo sapere se appunto è un bus, un canale effetti o un canale audio o un instrument. Sotto ogni canale possiamo comunque accendere le funzioni di programmazione. Come dicevamo prima, una nuovissima palette di colori è presente, come vediamo in questo caso, mentre qui a sinistra troviamo la possibilità di salvare la scena del mixer, quindi possiamo salvare questa scena e ricaricarla all'interno di un'altra sessione. Passando all'esplorazione delle preferenze, vediamo anche che le icone sono state ridisegnate e ovviamente all'interno delle preferenze sono state aggiunte le nuovissime funzioni. I settings del motore audio sono rimasti invariati,
ma le esploreremo più avanti durante i prossimi tutorials. Nella sezione dei tools troviamo una piccola rivisitazione del pulsante mute, un restyling dei sottomenu riguardanti la sezione band e audio band, l'introduzione del ripple edit che vedremo più avanti in un tutorial specifico, mentre nella parte riguardante le track information troviamo appunto la nuovissima chord track, eccola qui, associata vicino all'arranger track. Vedremo poi più avanti come funziona. Questo tool ci permette di lavorare in tempo reale sugli accordi contenuti all'interno della nostra song. Funziona grazie all'introduzione della sezione Song Key qui in basso, che ci permette di decidere la tonalità del brano su cui stiamo lavorando affinché gli accordi introdotti poi durante il playback possano essere modifica per i file audio che stiamo ascoltando. In questo modo la chord track ci permette di modificare gli accordi e il feeling, quindi, contenuto all'interno della traccia audio stessa. Quindi avremo la possibilità di sostituire gli accordi dentro un file audio, come se stessimo lavorando in MIDI. Come vi dicevo, sono stati introdotti dei nuovissimi instruments, in particolare il Sample One è stato completamente ridisegnato e ci darà modo di accedere alle funzioni di sampling e utilizzo del campionatore interno di Studio One con nuovissime feature estremamente interessanti. Stesso discorso per Impact, che passa alla versione XT, in grado di lavorare su più banchi all'interno della stessa istanza, con interessanti tool riguardanti invece la quantizzazione. L'editor del Presence XT è stato ovviamente migliorato anch'esso, lo vedremo sempre nei prossimi tutorial, e che ci permette appunto di lavorare sulle patch interne del campionatore di serie di Studio One. L'altra novità che vi accennavo è il track note, cioè in questo modo possiamo, allargando la finestra, aggiungere delle note di testo, come in questo caso, per esempio, spostare gli archi di una misura su ogni singola traccia. Quindi ad esempio qui possiamo inserire, usare un pad alternativo, eccetera. Quindi ogni traccia avrà delle note specifiche che ci permettono di organizzare al meglio sia il mix che l'arrangiamento. Ovviamente avremo delle song notes generali su cui per esempio inserire il testo della canzone che stiamo cantando e le informazioni relative alla song in questo caso. Come vi dicevo, Studio One 4 esporta ed importa le sezioni AAF e troviamo questa funzione all'interno di file salva come, e invece di scegliere la song, il punto song della versione di Studio One, possiamo tranquillamente trasformarlo in un file AAF. Stesso discorso per il caricamento del file. Possiamo importare le informazioni da un'altra song di Studio One, ad esempio scegliamo un'altra song dalla quale poter importare o le singole tracce che fanno parte della song, la programmazione contenuta all'interno della traccia, le opzioni del mixer, quindi i tipi di impostazioni dei volumi, gli insert e i send, o gli instrument che stiamo utilizzando, o addirittura possiamo importare la tempo track o la marker track e quindi applicare le funzioni utilizzate in un'altra song direttamente all'interno della nostra nuova. Nella sezione preferenze troviamo anche dei nuovissimi preset di colori. Per chi ama appunto uscire dalla versione dark, è ora selezionabile delle opzioni più luminose, oppure salvare il proprio preset come in questo caso. Spero che questa brevissima preview vi abbia incuriosito. Ci rivedremo settimanalmente per spiegare le nuove feature e per nuovissimi tutorial su Studio One 4. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale, lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!